Settimana Santa, il tempo che noi chiamiamo Quaresima, che ci fa ripensare a due eventi importanti della storia della salvezza: il tempo in cui gli israeliti attraversano il deserto per raggiungere la terra promessa, e il tempo in cui Gesù per 40 giorni sta nel deserto per potersi così preparare a vivere questo mistero, che è vero il mistero della sua morte e della sua resurrezione, ma ci riguarda perché il mistero da cui noi veniamo salvati, da cui nasce la comunità cristiana, il mistero per cui Gesù rende possibile per ciascuno di noi la salvezza e rimane con noi per sempre, e lo sappiamo bene, rimane nei sacramenti, rimane nei nostri fratelli, in tutti quelli che Gesù ha scelto, in quelle categorie potremmo dire che sono protette dall'amore di Dio. Ma il tempo dopo la Settimana Santa è un tempo un po' più lungo, ed è il tempo di Pasqua, che va dal giorno della resurrezione sino alla Pentecoste, ed è il tempo delle apparizioni, il tempo in cui i discepoli, gli apostoli di Gesù godono della sua presenza e vengono non soltanto rassicurati da questa presenza, ma vengono istruiti da un Gesù, potremmo dire, diverso, perché è risorto, un Gesù glorioso che indica e traccia una strada, potremmo dire delle traiettorie, attraverso cui non solo i discepoli, ma ciascuno di noi può camminare. I discepoli poi, dopo alcuni anni, quando erano anch'essi forse anziani e sapevano che non ci sarebbero stati più, sono i testimoni oculari, quelli che, come dice San Giovanni nelle sue lettere, hanno toccato con le proprie mani, hanno visto con i propri occhi il Verbo della vita, il Figlio di Dio fatto uomo, ci lasciano il Vangelo, queste pagine che noi crediamo essere ispirate, cioè indicate, date, consegnate dallo Spirito, perché gli uomini di tutti i tempi, così anche noi, potessimo conoscere i fatti della vita terrena di Gesù. Ma essendo parola di Dio, il Vangelo non soltanto ci rivela e ci racconta come una storia, una cronaca, ciò che è accaduto nella vita di Gesù, ma la parola di Dio nasconde un messaggio che, oltre ad arrivare ai nostri orecchi, arriva al nostro cuore e nasconde delle verità importanti, non sul futuro, nella logica dell'Apocalisse di che cosa avverrà o accadrà nel futuro, ma nasconde delle verità riguardo a ciascuno di noi, alla nostra vita, alla nostra storia, al nostro autentico destino, a ciò che noi siamo realmente. Giovanni Paolo II ebbe a dire che l'uomo si può conoscere e può sapere chi è e dare risposta a tante domande che ci sono sempre nel nostro cuore soltanto nella conoscenza di Cristo. È Cristo che svela all'uomo l'uomo. Gesù si è fatto vero uomo, e queste pagine della Passione, che sono il cuore del Vangelo, il primo nucleo del Vangelo, i primi scritti che i discepoli hanno lasciato, sono proprio queste pagine. Agli evangelisti non interessava tanto raccontare i miracoli, i prodigi, lo straordinario della vita di un uomo che è Gesù di Nazareth, ma loro interessava cogliere in questo mistero di morte, di umiliazione, di resurrezione, il mistero che ci ha salvati. Le pagine della Passione racchiudono, fratelli e sorelle, il cuore della vita di ciascuno di noi. E questo tempo della Settimana Santa, che ci pone davanti al crocifisso, ed è bello ed è importante che durante questa settimana noi tutti troviamo la possibilità, il tempo, di poterci mettere davanti ad un crocifisso. Ce l'abbiamo tutti nelle nostre case. Potremmo fare anche così: lo spendiamo dai muri dove lo teniamo e gli prepariamo un piccolo altare
per poter dare valore e significato, perché il nostro sguardo si possa poggiare sulla croce. I santi si sono fatti guardando, riflettendo e pregando davanti alla croce. Come non possiamo non ricordare Francesco d'Assisi, che scoprendo un crocifisso in una chiesa abbandonata, lì andava a pregare per cercare di cogliere e capire alla fine nulla, se non che stando lì tutti i giorni a chiedere a quel crocifisso di legno cosa potesse fare, ha scoperto che si era innamorato di Gesù e in quell'amore ha potuto ascoltare e sentire la voce di Gesù che gli ha indicato una strada nuova, una strada, quella dell'amore. E noi oggi siamo qui, anche noi frati e tanti uomini e donne per secoli e secoli continuano a guardare a Lui, a quello che Lui ha fatto, ha detto, e si sono fatti figli e figlie. Ma potremmo raccontare e dire di molti che proprio davanti al crocifisso hanno compreso e si sono messi dentro una strada che è la strada dell'amore. Le pagine della passione sono una domanda, una richiesta di amore che Dio fa a ciascuno di noi. C'è un passo bellissimo di un libro che si chiama il libro delle Lamentazioni nell'Antico Testamento, dove c'è questa bella profezia messa sulla bocca di chi, dell'autore sacro: voi tutti che passate per la via, guardate e vedete se c'è un dolore simile al mio dolore. Ma perché la passione non rimanga un racconto che riascoltiamo eppure ci piace sempre ogni volta. Siamo, sapete, di fronte al Vangelo, siamo veramente, come ha detto Gesù, ritornati un po' bambini che ascoltano sempre, come fate voi e i vostri figli, vi raccontate una favola. E quando questa favola piace, i figli, pur conoscendo il suo inizio e come va a finire, amano sempre riascoltarla. E così siamo noi cristiani. Amiamo riascoltare quello che è accaduto nella vita di Gesù, ma non perché siamo degli studiosi, dei tecnici, non siamo quelli che studiano queste pagine come chi vuole, come nella psicologia, cercare di comprendere cosa è accaduto in Gesù, ma vogliamo capire da Gesù il suo amore per noi. Ma è un amore che è di relazione. E se vogliamo capire dal cuore di Gesù l'amore che Lui ha per noi, quando proprio in questa settimana davanti alla croce dobbiamo misurarci, quasi a gareggiare in questo amore con Lui, per vedere quale consistenza, che spessore, che valore ha il nostro amore per Gesù. Questo è il tempo in cui veramente dobbiamo pesare, soppesare il nostro amore per Lui. Un amore che non è un dovere, un amore che non dobbiamo restituire, come dice un proverbio, dobbiamo ripagare con la stessa moneta. Assolutamente no, perché l'amore non viene tirato fuori, non viene scardinato come una pietra dalla miniera con violenza, ma l'amore nasce e fluisce dal nostro cuore naturalmente, senza nessuna fatica. Dobbiamo innamorarci di Gesù, perché in queste pagine Gesù ci rivela chi siamo. Non c'è una descrizione meticolosa, tecnica, matematica degli eventi della vita di Gesù, ma Gesù, come dice Isaia, nella sua passione ha portato i nostri dolori, ha portato le nostre ferite, ha portato tutte le nostre fragilità che noi chiamiamo peccato. E perché le ha portate e le ha prese su di Lui? Perché non solo vuole liberarci e vuole liberare ciascuno di noi da tutto questo nella risurrezione e nella vita vera, autentica, definitiva, che noi diciamo eterna, che darà e restituirà a ciascuno di noi, perché ancora di più noi nel tempo della nostra vita ci possiamo guardare. Siamo così, siamo noi nella nostra condizione umana che viviamo nella fragilità, siamo noi che facciamo l'esperienza della umiliazione, delle ingiustizie, che veniamo
ferite da una malattia, da un cancro, che veniamo così vederci quasi andando verso la fine nel nostro invecchiare. Siamo noi che veniamo così posti in delle relazioni violente, come Gesù è stato posto davanti a relazioni che hanno il sapore dell'invidia, della cattiveria, della violenza, che hanno il sapore di chi usa e sfrutta una situazione per poterci condurre e per desiderare non un bene per noi, ma il male. Ma tutto questo specchiarci in Gesù deve farci comprendere e deve aprire, allargare il nostro cuore alla consapevolezza che noi da soli non siamo capaci di curare le nostre piaghe, non siamo capaci di rialzarci dalle nostre cadute e che le nostre fragilità, quantunque ci possiamo noi sforzare, non sono alla nostra altezza per poter essere superati. Abbiamo bisogno di questo amore, non ieri, 2000 anni fa, oggi. Noi non possiamo e non dobbiamo, di fronte a questo amore, continuare a vivere e a fare come la gente, la folla di Gerusalemme. Sapete, ogni giorno i romani crocifiggevano persone a Gerusalemme. La gente era quasi abituata e questa abitudine è diventata indifferenza, diventava un occuparsi, un preoccuparsi delle cose di cui si occupano e si preoccupano tutti, anche noi nella nostra vita. Ma chi è che volge e tende lo sguardo e si ferma a considerare quest'uomo carico della croce che passa, che viene crocifisso? Il ladrone sulla croce, come lui, si accorge che Gesù, guardandolo, gli dona e gli porta amore e gli dice: Signore, ricordati di me. Il centurione, che era colui che comandava la guarnigione che ha crocifisso Gesù, vedendolo morire, dirà: veramente costui è il figlio di Dio. Ai piedi della croce c'erano poche donne, insieme a Maria, la madre di Gesù, e il discepolo che Gesù amava. Poche persone come noi che ancora hanno il coraggio di fissare, di rivolgere lo sguardo verso il crocifisso e edotti, aiutati dalla presenza dello Spirito che abbiamo, che ci è stato dato, ci viene dato nei sacramenti, abbiamo questa possibilità nella fede di poter riconoscere, al di là di questa storia, che c'è qualcosa di più grande che ci coinvolge, qualcosa di più grande di cui abbiamo bisogno, ma direi qualcosa di più grande di cui ha bisogno Dio. Dio ha bisogno del nostro amore. La passione è il luogo di un invito al ritorno. Dove? A questo amore. A noi non ci viene chiesto di fare delle cose come fanno gli uomini. La Chiesa non è un'associazione. La comunità cristiana non è il luogo dove veniamo per dare qualche cosa. L'altare non è il luogo dove veniamo ad offrire noi un sacrificio, ma è qui che già è pronta una vittima, è qui che ancora ci viene donata la carne e il sangue perché noi possiamo diventare partecipi di questa relazione di amore che ci fa crescere, che non ci diminuisce, che ci rialza, che non ci abbassa. Una relazione che non ci umilia ma che ci innalza. Una relazione, quella che Gesù, che diventa fonte di guarigione, che cura, fascia, medica le nostre ferite, le nostre piaghe, che ci libera dalle paure, dai condizionamenti, dalla menzogna, dalla bugia. Ma quante tante cose potremmo dire che si compongono e che si ricompongono per noi nel mistero della morte e della resurrezione di Gesù. È un tempo importante quello che stiamo vivendo. Che cosa significa? Che cos'è per noi cristiani oggi celebrare la Pasqua del Signore? Certo, di confermare la nostra fede, ma io direi, e concludo, fratelli e sorelle, che ci dobbiamo spingere un poco oltre. Dobbiamo andare un po' più
avanti, non nella logica del fare, ma nella logica dell'essere. Dobbiamo diventare diversi, dobbiamo assumere uno spessore migliore, dobbiamo tirare fuori il valore che noi abbiamo, l'amore che ci è stato donato. Direbbe qualcuno, non siamo così poveri da non poter dare, regalare, donare l'amore, perché Cristo, da poveri che eravamo, ci ha fatti ricchi del suo amore. E l'uomo di oggi, che tante volte si giudica, si deprezza, quante volte ci poniamo davanti allo specchio di noi stessi e ci consideriamo di poco conto, di poco valore, quante volte ci disistimiamo, quante volte diciamo che valiamo poco, che non sappiamo fare nulla, quante tante volte il giudizio degli altri ci fa considerare che noi siamo poca cosa. Ma questo ci accade e accade all'uomo abituato a confrontarsi e a lasciarsi giudicare dagli altri uomini. Ma per il cristiano no. Perciò vi ho detto e vi ripeto, lasciamoci giudicare, guardare, lasciamoci prezzare, lasciamoci pesare dalla croce di Gesù. E lì, ricordando le parole di Pietro, che ci dà dignità e valore solo per questo. Non sapete che voi avete un grande valore, perché siete stati ricomprati né con l'oro né con l'argento, ma con il sangue prezioso di Cristo Signore, che per voi ha dato la sua vita. Che tutto questo ci aiuti e ci stimoli ad un amore più generoso, gratuito, più grande, che diventa dono, che diventa possibilità per tutti di potersi evolvere, rialzare da tante povertà, da tante miserie, da tanto poco amore, e diventa per noi la grande possibilità di farci così semplicemente, diremmo come dice Papa Francesco nel quotidiano, la santità casalinga, diventare così anche noi santi.